Signor Sindaco, ieri sera a Tricesimo una riunione con altri suoi colleghi del Friuli per quanto riguarda il problema tasse, perché possiamo girarcela quanto vogliamo, la situazione è che siamo veramente arrivati al limite della sopportazione. Ci siamo trovati ieri sera, ma lo stiamo già facendo da alcuni mesi. È evidente che c'è una fortissima preoccupazione da parte delle amministrazioni locali e quindi dei sindaci nei confronti delle proprie comunità. I cittadini stanno continuando a pagare l'ennesimo balzello, perché parliamo della TASI soprattutto, che è di fatto un ulteriore patrimoniale nei confronti dei cittadini, denari che noi incameriamo e che trasferiamo al governo centrale. Praticamente tutto quello che in questo momento voi, tra parentesi, incassate resta zero perché va tutto a Roma. È proprio così, è incredibile. Anche la prima casa, che sembrava fosse un regalo fatto dalle amministrazioni centrali, in realtà per noi è un danno, perché alla fine è un numero negativo all'interno del bilancio che di fatto dobbiamo restituire allo Stato. Però Renzi, mi permetta, ha detto che la giostra gira, no? L'Italia è brava a fare le giostre. Probabilmente si è dimenticato un particolare, che il Parlamento è un otto volante. Ma credo proprio di sì, credo che Renzi in questo momento abbia delle fortissime preoccupazioni per questioni probabilmente più importanti di quelle degli enti locali, ma credo che, come lo è stato di fatto appunto sindaco anche lui, gli enti locali rappresentano l'ultimo baluardo di quella che è la credibilità delle istituzioni. Quindi io credo che trattare in questo modo i sindaci e le amministrazioni locali non sia dignitoso. Senta, un amministratore pubblico in questo momento cosa può fare per venire incontro ai cittadini? Ma molto poco in realtà, perché noi ci troviamo sostanzialmente impotenti sia sotto il profilo della questione relativa al lavoro. La gente ci chiede lavoro e evidentemente le amministrazioni locali non possono fare da ufficio di collocamento e quindi non riescono a dare risposte ai cittadini. Ma soprattutto il tema della tassazione è un tema iniquo, perché ritengo che il comune non possa fare da gabelliere e trasferire denari allo Stato. Senta, alla fine, l'abbiamo detto in apertura, non possiamo stare qui a girarcela quanto vogliamo, la situazione è veramente al limite della praticabilità. È drammatica. Io credo che questa sia l'ultima possibilità che abbiamo di dare delle risposte chiare e dignitose al nostro paese. Se falliamo questa volta, abbiamo fallito per sempre. Certo, il default purtroppo si sta sempre più, diciamo così, presenziando sul territorio. Ma credo che i conti in banca dei cittadini medi ormai siano sostanzialmente asciutti, quindi io penso che quando i cittadini non avranno più denari in tasca per poter mantenere le proprie famiglie, sicuramente prenderanno delle posizioni forti. Allora, possiamo tranquillamente ammetterlo, nubi nere all'orizzonte minacciano un temporale pesante. Ma direi di sì. In questo momento noi non abbiamo grandi risposte da dare ai cittadini, perché non abbiamo nemmeno gli strumenti per dare queste risposte. Di fatto stiamo lavorando per uno Stato che non ci mette in condizione di lavorare, ma soprattutto di mettere in campo quelle che sono anche le potenzialità degli enti locali. Io feci una proposta così abbastanza sorridente, no? In occasione proprio dell'incontro che ci fu della Protezione Civile, quando Zamberletti venne proprio qualche tempo fa qui in Friuli Venezia Giulia, e dissi: secondo me commissariare tutti i comuni e far diventare commissari straordinari gli 8.500 sindaci italiani forse è la soluzione.